Il Signore oggi annuncia, rimanete in me e io in voi. Chi rimane in me porta molto frutto. Oggi gustiamo la dolcezza di essere chiamati a portare frutto, grappoli dolci, buoni, per noi e per i nostri fratelli. Accogliamo infatti dal Vangelo di Giovanni, capitolo 15. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto. Perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Conosciamo molto bene l'immagine usata da Gesù: io sono la vite, voi i tralci. Anche chi non è esperto contadino capisce l'insistenza di Gesù sul verbo rimanere. Il tralcio porta frutto solo se rimane. Se rimane attaccato alla vite, se per qualsiasi motivo si stacca, è evidente che si secca, diventa inutile e viene raccolto e bruciato. Nella natura il tralcio si stacca solo per cause esterne, un colpo di vento, una mano che lo taglia, che lo spezza. Nel campo spirituale invece un discepolo tralcio si può staccare volontariamente, non ascoltando la parola di Gesù. L'invito di Gesù è dunque quello di rimanere, cioè di continuare a stare uniti a Lui, e ciò vuol dire stare nella Sua parola, rimanere nella Sua parola, quella parola che Lui ci ha detto, che è consegnata nella pagina scritta del Vangelo, ma che lo Spirito rende viva in noi. Se rimaniamo nelle sue parole, allora diventiamo veramente discepoli e allora conosciamo la verità, e la verità ci rende liberi, cioè ci rende figli amati dal Padre. L'altro verbo usato in questa immagine è purificare, che applicato alla pianta di vite viene tradotto con potare. Il Padre purifica, cioè pota la vite, taglia parte dei tralci, ma non per buttarli via, ma questo taglio, questa purificazione in vista di un frutto più abbondante. Potare, purificare, cioè con le forbici che sono le parole di Gesù. Le parole di Gesù purificano, tagliano, potano perché svelano il nostro peccato e lo eliminano, lo buttano via. La parola, sappiamo, è come una spada che penetra nell'intimo e separa lo spirito cattivo dallo spirito buono. Purificati dalle parole, allora produciamo i frutti buoni. La linfa che dona la vita, quella linfa che Gesù fa fluire sui tralci, è lo Spirito Santo. Questo è il frutto della purificazione attraverso la parola di Gesù, il fluire dello Spirito Santo. E i frutti dello Spirito Santo sono, prima di tutto, l'amore, la capacità di amare proprio perché lo Spirito Santo è il consolatore che ci fa percepire l'amore profondo che Dio ha nei nostri confronti. E
e accanto all'amore la gioia, la pace, la magnanimità, la benevolenza, la bontà, la fedeltà, la mitezza, il dominio di sé. Sono tutti i frutti dello Spirito Santo, grappoli buoni che rendono bello il mondo, costruiscono la comunità e donano alla nostra vita pace. La linfa dello Spirito Santo fluisce in noi grazie appunto all'ascolto sincero, costante della parola. Se viviamo dello Spirito, camminiamo dunque secondo lo Spirito. Sappiamo infatti che senza Gesù che ci invia lo Spirito Santo non possiamo far nulla. Non possiamo far nulla. Senza di te nulla nell'uomo, nulla senza colpa. Queste affermazioni sono forti, sono esigenti. Ricordano l'urgenza per noi di rimanere in Gesù, di vincere le forze che vorrebbero staccarci da Lui per ricevere la linfa che è lo Spirito Santo. Mi colpisce però un aspetto molto originale di questa immagine usata da Gesù. Gesù, in fondo, ha creato un'immagine nuova per quanto riguarda la vite. Gesù dice che la vite è appunto Lui. È una vite coltivata dall'agricoltore che è il Padre, attraversata dalla linfa che è lo Spirito Santo. Però Gesù vite porta frutto solo grazie alla decisione dei tralci di rimanere uniti a Lui. Il Padre che vuole i frutti ha bisogno del nostro sì per far crescere nel mondo i grappoli, cioè la dolcezza del suo amore. Ricordiamo quanto decisivo è stato il sì di Maria, ma anche il nostro sì, il nostro rimanere attaccati a Gesù è decisivo, non solo per il bene nostro, ma anche per quello del mondo. Per questo Gesù si assicura, se rimanete in me, cioè se le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete. Evidentemente a partire dalla parola ascoltata, e vi sarà fatto. Il Padre, infatti, è glorificato, cioè riconosciuto come un bravo agricoltore, dal fatto che voi, miei discepoli, portiate molto frutto. Siamo assicurati oggi. Noi possiamo realmente chiedere tutto nel nome di Gesù. Siamo invitati oggi a essere audaci nel chiedere. Chiediamo oggi di produrre grappoli abbondanti. Chiediamo il dono della santità, il frutto più bello per noi e anche per i nostri amici. Invochiamo ora la benedizione del Signore. Il Signore vi benedica nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona giornata. Una giornata ricca di frutti.